Questa sera in piazza vediamo anche tanti studenti e tante studentesse che quest'anno, come negli altri anni, tornano in piazza per riappropriarsi del diritto allo studio, per riappropriarsi di una scuola pubblica che ogni giorno viene distrutta e massacrata dalle leggi di questo governo e dai tagli. Gli studenti, come uniti ai lavoratori, uniti ai precari, uniti ai movimenti, hanno deciso di essere uniti quest'anno sotto la sigla di studenti indignati, uniti perché solo uniti si raggiungono gli obiettivi, solo uniti si riesce a creare un'alternativa al mondo scolastico, un'alternativa che vede i tagli alle spese militari, i tagli alle grandi opere, i tagli agli stipendi dei parlamentari per investire i soldi nel futuro. Il futuro è la scuola, il futuro sono i giovani, il futuro sono gli studenti e sono gli studenti che torneranno e devono tornare in piazza nonostante tutti i divieti che ci vogliono imporre, nonostante le leggi speciali, per dire ancora che noi in una scuola diversa ci crediamo, che la scuola diversa noi vogliamo costruirla, che la scuola diversa noi vogliamo essere partecipi, vogliamo costruirla noi, vogliamo essere noi in prima persona. Ed è per questo che mercoledì alle ore 16 ci troveremo alla sede dell'Informa Giovani come studenti indignati per aprire la prima assemblea uniti, indignati, per costruire l'alternativa nel mondo della scuola, per lanciare tutti insieme una manifestazione grande, aperta non solo al movimento degli studenti, ma anche a tutte quelle componenti sociali che credono che il futuro sia l'istruzione, che il futuro sia la cultura, del 17 novembre. Il 17 novembre sarà la giornata internazionale del diritto dello studio e noi saremo in piazza ancora una volta, dopo tanti anni, a ribadire che i nostri diritti che ci hanno negati noi ci riprendiamo con le unghie e con i denti e saremo ancora a camminare su queste strade, ci riprenderemo le piazze, perché solo riprendendoci le piazze, solo vivendoci le piazze, riusciremo a ricostruire la democrazia. Grazie.